Lucia, allora sì, Jeffrey è ovviamente ha difficoltà perché è nigeriano, è venuto in Italia per lavorare, lavora anche bene in altre aziende e poi con te vi siete dedicati alla fattoria di campagna, che più campagna di così non si può. Assolutamente sì. Telecamere là. Assolutamente sì. Jeffrey, come vedete, è emozionato, parla benissimo l'italiano con gli ospiti che vengono a visitare la sua fattoria. Jeffrey, la tua fattoria da quanto tempo è nata? In questo fattoria, questo mese, adesso un anno, aperto l'anno scorso, aprile 2017. E quanti animali hai messo su in un anno? Però adesso ce l'hai tanti animali, per esempio tacchini, pavoni, cini, anche asino, cavalli. Anche un asino? Ce l'hai tanti animali, tanti tipo. La tua fattoria a che cosa serve? Cosa vuoi da questa fattoria? Che la gente venga per imparare? In questa fattoria, in questo periodo, però adesso il tempo è molto più buono, arriva qui i bambini a scuola. Quindi dimostra che anche gli stranieri, i nigeriani nello specifico, si trovano benissimo nel nostro paese e che riescono a combinare qualcosa di buono. Di conseguenza Jeffrey vi aspetta insieme ai suoi numerosi animali a Monte Carotto.